Le piccole storie che fanno parte della grande storia del paese. Maria Saveria Borrelli, nel suo ultimo libro, edito da Carabba, racconta di generazioni di donne e uomini dalla fine dell'Ottocento all'8 settembre del 43, per proseguire dopo la liberazione. Uno scenario preciso, quello di Lama dei Peligni. Maria Saveria Borrelli, chi sono le figlie della roccia? Le figlie della roccia sono le donne di Lama e della Valle del Sangro Aventino. Sono donne che hanno sempre lavorato fin dal Settecento in una valle che veniva considerata da molti soltanto come la valle dei pastori e dei magari. Io dimostro col libro in effetti che è stato un distretto laniero molto importante e le donne quindi lavoravano fin dal 1700 e anche più. E poi man mano ci addentriamo nella storia dell'Aventino, della Valle Aventino e soprattutto la storia del mio paese, Lama dei Peligni, facendo riemergere la condizione femminile della donna ai primi del Novecento, per arrivare al 1943, quando in casa erano rimaste solo loro, le donne, i bambini e gli anziani. E quindi parliamo delle donne e soprattutto della resistenza femminile armata e umanitaria. Il libro si fa anche riferimento allo sfollamento. Dovremmo dire evacuazione, perché furono costretti ad andare via, a lasciare le proprie case, avendo 48 ore di tempo per fare una piccola valigia, e con i fucili dietro le spalle furono caricate proprio come bestie portate al macello verso Chieti oppure verso Sulmona e poi Roma. E un gruppo di 200 lamesi, insieme ad altre 800 provenienti dal Lazio e dallo stesso Abruzzo, arrivarono a Campo San Piero, vicino Padova. E le storie che emergono dal racconto delle donne sono storie di sofferenza, di fame, di freddo. Cioè, veramente queste donne hanno scelto di aiutare i soldati, di aiutare i partigiani, di avere quella cura e quell'attenzione per le loro famiglie, sapendo che i loro figli e i loro mariti stavano o in guerra o dentro la resistenza, cioè come maiellini. 139 partigiani di Lama si iscrissero, entrarono nella Brigata Maiella, e molte furono anche le donne. Ne voglio ricordare uno, Maria Verlengia, perché fu proprio Maria Verlengia a Lama a creare il primo nucleo di resistenza armata. A dialogare con l'autrice è la giornalista Maria Rosaria Lamorgia, con letture di Gabriele Tinari. L'incontro si è svolto nella Biblioteca Regionale Salvucci a Lanciano.